Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Ciao cari fratelli, cari amici, sono molto felice di vedervi un'altra volta per il libro 5 dell'Alimento Quotidiano, che ha come tema una così grande salvezza, che fa parte della serie Dio ci chiama al suo regno e gloria. Questo messaggio parla di una così grande salvezza di Dio. E continueremo parlando del vaccino divino contro l'impietà. Abbiamo visto nell'ultima volta che eravamo insieme, qui siamo stati insieme, oggi parleremo della parte 2, ancora questa settimana parleremo del vaccino divino contro l'iniquità, contro l'impietà. Leggiamo prima 2 Tessalonicesi, capitolo 2. Seconda lettera di Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 7 e 8. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con la predizione della sua venuta. Qui parla del mistero dell'impietà, che parla il titolo del messaggio di oggi, che questo già aspetta, soltanto che sia rimosso di mezzo ciò che tolto di mezzo ciò che lo trattiene. Abbiamo già molto parlato di questo, e questo mistero dell'impietà raggiungerà la venuta dell'Anticristo, l'apparizione dell'Anticristo. L'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio dalla sua bocca e l'annienterà con la predizione della sua venuta. E leggiamo il secondo versetto, seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16, che dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, cioè è soffiata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Questa parola, scrittura soffiata da Dio, cioè è il soffio di Dio, questo è il vaccino. Quando torniamo al Signore, noi riceviamo il suo respiro, e questo soffio suo che noi prendiamo è il vaccino. Ogni giorno noi prendiamo questo vaccino, dobbiamo rinnovare questo vaccino. Bene? Cosa questo versetto 7 vuole aggiungere? Che il mistero della impietà già opera, ma non è in modo visibile. Chi vive nel mondo in modo normale, tutto sembra normale. Certo che ci sono delle cose strane oggi nel mondo economico, politico, ma non, le persone non si rendono conto che dietro questo c'è un dragone che prepara il mondo per la sua venuta, cioè Satana. Il mondo viene preparato per la bestia, per l'anticristo, questo nella sfera materiale e pure nella psicologica. Se vedi le persone del mondo oggi, queste sono come sotto la ipnosi, sono come zombie, come morti viventi. Non hanno anestesia, non sentono niente più. È buono vedere questo in questa lettura di questa settimana. Oggi già parlo dei fratelli che ci seguono in questa parola, in questo tutorial. Noi leggeremo diversi versetti oggi. Noi leggeremo i versetti principali e punteremo la via. Chi darà la parola, io voglio dare indicazione, vi punto di leggere i versetti di questa settimana. Luca 21, 34 è un versetto importantissimo. Lì il Signore Gesù avverte i discepoli: badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorbiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e quel giorno,
questo succede oggi, questo il mondo ci viene intorpidire, viene intorpidire il nostro cuore con le cose da stravizio, da ubriachezze, di questo questo viene dal sociale, dal finanziario, tutto ciò nel mondo oggi, le persone hanno il suo standard, tutto oggi, tutto si può, questo ci ubriaca e le preoccupazioni di questa vita come la pandemia, pensavamo che le cose andavano meglio, adesso è lockdown, cioè è sempre peggio. Ci sono le preoccupazioni di questo mondo, le ansiose preoccupazioni, ma queste non ci possono ubriacare. Tutto questo il Signore ci avverte affinché quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Questo intorpiditi da stravizio viene dal greco come una parola soltanto, come una... Dopo che uno si è ubriacato, quel che sente nella prossima giornata perché ha bevuto molto vino. Il mondo è così, ha bevuto molto, era ubriaco, già non sente niente, è già nella dipendenza chimica e della dipendenza virtuale, non si capisce niente, non c'è l'utilità, la mente delle persone viene controllata, ci sembra, da una pandemia dell'impietà, della tecnologia che contamina tutto il mondo, in speciale i giovani. C'è questo controllo virtuale dall'internet, c'è il www, eccetera. I versetti 35 e 36 di Luca 21 dicono: perché verrà sopra tutti quelli, questa distruzione, questo laccio, verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra, su tutta la terra. Il Signore ti dice: vegliate dunque, pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare qui, essere rapito, non rimanere nella grande tribolazione. Un esempio è la sua moglie è uscita da Sodoma e Gomorra nel giorno della distruzione, però il suo cuore non è mai uscito, è rimasto lì e lei è diventata lì un pezzo di sale, affinché siate in grado di scampare, cioè essere rapito a tutte queste cose nella grande tribolazione che stanno per venire e di comparire davanti al figlio dell'uomo, di comparire in piedi, qui parla, nel monte Sion, alle primizie, quelli che sono rapiti nella presenza del figlio dell'uomo. Martedì, fratelli, il titolo è Immunizzati dalla parola di Dio. Qui dico in modo subito, qui non ci sono molti versetti, ma ci parla qui dei pericoli dell'internet, ciò che viene con la sua potenza, che questa fa quell'internet fa sulle persone, come danneggia le persone, cioè l'impatto che le media sociali hanno nella società. Qual è la nostra necessità oggi? È dare l'immunizzazione ai giovani. Voi che siete genitori, cari fratelli, date la parola di Dio ai vostri figli come questo vaccino. Anche noi come adulti dobbiamo avere questo vaccino, ma dobbiamo essere semplici. Le nostre riunioni devono essere semplici, dobbiamo guardare soltanto la parola di Dio, non dei concerti, degli eventi, dobbiamo avere la parola di Dio. Già come 1.21 dice che dobbiamo prendere la parola di Dio in modo pieno, questa che viene messa in noi, già come 1.21 ti dice che da posta ogni impurità, residui, malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, che può salvare le vostre anime. Dopo parla nel mercoledì come la impietà è nella società oggi, sta a fare la sua potenza su questa. Oggi
la impietà si espande e questo mistero dell'impietà già opera e tutto il mondo viene contaminato con questo virus dell'iniquità. Qual è il risultato? Viene in Matteo 24, 12, perché si moltiplicherà l'iniquità, l'amore si rifredderà di quasi tutti, cioè non è soltanto di molti, ma di quasi tutti. Devi vedere come è il tuo amore, se il tuo amore per la parola di Dio, per le riunioni, per la tua famiglia, per quelli che sono. Com'è il tuo amore? Il tuo amore viene in meno o viene in più? Questo può essere un sintomo che sei stato contaminato con il virus dell'impietà, dell'iniquità. Il 1 Timoteo 4:1 dice: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri, cioè in cui viviamo oggi, alcuni apostateranno della fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Questo succede oggi, alcuni leader spirituali non insegnano la parola ma altre cose, queste sviate dall'ipocrisia di uomini bugiardi segnati da un marchio della propria coscienza. Il risultato di moltiplicarsi l'iniquità è che l'uomo, la coscienza dell'uomo è marchiata. Una volta che la mente dell'uomo è controllata, si può controllare ogni cosa. Secondo Timoteo 3, di 1 a 4 dice, parla un riassunto di questi versetti, quattro versetti, parla delle categorie di persone, ma ci sono tre persone diverse e speciali. Ci sono le persone, quelle che amano, qui nella nostra versione in portoghese, dice, parla di quelli che sono egoisti, quelli che amano a se stessi, quelli che amano il denaro e quelli che amano i piaceri. Questo significa il mondo oggi. Soltanto ci sono quelli che amano a se stessi e il denaro e i piaceri, quel denaro per comprare i piaceri. Secondo Pietro 3:3 dice così: che sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori, beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi. Questo è proprio cosa succede oggi. Le persone sono qui per attaccarci, quelli che credono nella parola, e Giuda 1:19. Essi sono quelli che 18 già, quando vi dicevo negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro impassioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. Questo è lo spirito in lettera minore. Questi fratelli, io voglio dirvi, se noi predichiamo il Vangelo, la parola di Dio ha potenza di arrivare al fondo, fino al fondo, sottoterra, e avvivare questo spirito di quelli che hanno lo spirito atterrato, quello stesso spirito che ha risorto Gesù dai morti, l'ha portato al terzo cielo, la stessa potenza. Giovedì, fratelli, io voglio parlare del giovedì, nel mercoledì abbiamo parlato della l'impietà, il ministero dell'impietà, come questo agisce in questa era, ma nel giovedì parleremo un po' dell'impietà, il ministero dell'impietà nella Chiesa, e questo è il pericolo. Questo ministero dell'impietà è entrato nella Chiesa e oggi c'è la Chiesa può venire giù. No, dobbiamo fare attenzione. Prima Corinzi 6 di 9 a 11 parla: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non gli ingiusti del mondo, ma gli ingiusti secondo la rivelazione della parola, cioè quelli secondo il regno. L'ingiustizia è non fare la volontà di Dio, è conoscere la volontà di Dio, ma non fare la volontà di Dio. Quindi, non vi illudete, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Loro sono nella Chiesa, sono nella Chiesa, sono salvati, ma non erediteranno il regno di Dio. Questo
È una grande avvertenza, non è perché io sono cristiano tutto andrà bene, c'è un pericolo di non ereditare il regno di Dio. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi. Guarda, qui non c'è distinzione fra uno e l'altro, non c'è un gruppo qua, un gruppo l'altro, no, tutti sono la stessa, tutti qui vengono insieme. Né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, quelli che parlano male degli altri, cose cattive degli altri, nello stesso gruppo, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Non sapete? E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati. Alcuni di voi eravate così, Paolo dice, ma hanno ricevuto il vaccino, hanno avuto la cura, la guarigione qui, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio sono stati lavati in queste cose. Qui c'è il nome e lo Spirito, due elementi potenti del vaccino. Galata 5:19 dice: ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre cose simili cose, altre simili cose, come così si diceva prima Corinzi, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Però c'è il vaccino, c'è lo spirito. Quando abbiamo lo spirito, lo spirito c'è il versetto 22 e 23. Il frutto dello spirito, cioè colui che ha ricevuto il vaccino, invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quindi, cari fratelli, leggiamo pure Apocalissi 3, 15. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, guardi, sei tiepido, nelle impietà diventi indifferente, passivo, o fossi tu pur freddo, fervente, così perché sei tiepido non, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. E adesso, finendo questo giorno di giovedì, leggo 2 Timoteo 1,6, io vi leggo. Qui in una versione, Paolo dice, parlando a Timoteo, per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio, il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Qui c'è una versione che dice mantenere viva la fiamma, non lasciare che la fiamma sia spenta. Dobbiamo accendere questa fiamma, non lasciarla spenta, perché la fiamma è che non lascia che il virus dell'impietà venga. Leggiamo adesso venerdì un po' del contagio del virus dell'impietà, in Efesini 2, 2 a 3. Io voglio già sottolineare che tutti i versetti di questo giorno vogliono dimostrare che lo scopo del nemico è la nostra mente. Questa lui vuole attaccare, vuole contaminare la nostra mente e la nostra coscienza, quindi saremo sotto il suo controllo. Seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, obbedendo alle voglie della carne dei nostri pensieri. Guardate i pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. E qui parla in 2 Corinzi 11:3, parla molto chiaramente che lo scopo di Satana è la nostra mente, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte, sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo.
quando la nostra mente viene attaccata, noi lasciamo la semplicità e semplicità dovuta a Cristo, la purezza dovuta a Cristo. E 10.4 pure parla: infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti. Satana vuole costruire delle fortezze nella nostra mente, tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Dio. Questo tutto è la nostra mente, la nostra testa viene qua a farci prigionieri. Soltanto con questo versetto possiamo capire che quando il nemico attacca la nostra mente, e noi abbiamo dei ragionamenti, qui ragionamenti nella nostra mente, dell'orgoglio per giustificare la nostra azione, il risultato è che noi diventiamo disobbedienti alla parola di Dio. Quindi noi dobbiamo usare le armi di Dio, il vaccino, lo spirito, la parola. Queste armi sono potenti per distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti di tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. E prima Timoteo 1,19 dice: conservando la fede e una buona coscienza, guardate qua, dobbiamo avere una buona coscienza, e questo viene mediante il vaccino, alla quale alcuni hanno rinunziato una buona coscienza, e così hanno fatto naufragio contro la fede. Oggi noi vediamo perché tante persone, pure nella vita della Chiesa, si allontanano perché non hanno avuto una buona coscienza. Capitolo 3, versetto 9, parla allo stesso modo le donne, no, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. Soltanto questi che hanno una coscienza pura possono avere il mistero della fede. Il 4.2 dice: sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Oggi dai, gli attacchi del nemico sono diverse bugie. Oggi per questo la Chiesa, colonna e il sostegno della verità. Oggi nella Chiesa abbiamo la verità, ma nel mondo soltanto c'è bugia. Senza curare la coscienza, questa verrà marchiata. Efesini 4,17 parla: questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Guardate questo, la mente, i pensieri sono l'obiettivo del nemico. Noi siamo ciechi nella mente, con intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Il nostro cuore non può indurire. E se avendo perduto ogni sentimento si sono abbandonati alla dissolutezza per fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Abbiamo visto, il nemico vuole attaccare la nostra mente e la nostra coscienza, e nel sabato vediamo che siamo vaccinati per vaccinare. Non dobbiamo stare nella nostra, nostro, soltanto nel nostro lato, ma dobbiamo uscire per vaccinare gli altri. Giovanni 6,63: è lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Oggi abbiamo la parola basica, la parola profetica. Oggi questa parola è il vaccino che dobbiamo prendere contro il virus dell'impietà e dobbiamo dare a altre persone. In 2 Timoteo 1,5 dice che si ricordava della fede di Timoteo, la stessa fede che era nella sua no nonna, nella sua madre, cioè Timoteo ebbe il vaccino da bambino. Io voglio ancora dire ai genitori: è necessario che a casa i bambini siano vaccinati, ai nipoti la parola deve essere detta loro in modo continuo. Questo è necessario, moltissimo necessario.
altrimenti è difficile che questo figlio rimanga cristiano. Secondo Timoteo 3,15 dice che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture. Lui da bambino conosceva le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Nel 16,17 dice già dal versetto dall'inizio, una scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare. Guarda com'è importante questo vaccino, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni buona opera. Il risultato di essere vaccinato è che possiamo uscire, siamo immunizzati, non dobbiamo restare a casa nel lockdown, ma possiamo uscire perché abbiamo già il vaccino per fare ogni opera buona. Questo nel capitolo 4, versetto 2. Predica la parola, insiste in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convince, rimprovera, esorta in ogni tipo di insegnamento e di pazienza. Prima Timoteo 3,15 dice: affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Cioè, non è qualcosa nascosta, ma da lontano si può guardare la colonna e la base, il sostegno, cioè quel che che può sostenere ciò che è la colonna che va su, è la verità. Prima Timoteo 4,6, in questo versetto dice che noi possiamo vaccinarti per vaccinare. Esponendo queste cose, fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù. Quando sai a vaccinare le persone e i fratelli, sei un buon servitore di Cristo Gesù. Ma ciò che dobbiamo fare prima, anzitutto, è nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparato. Tu prima devi avere il vaccino e poi puoi vaccinare gli altri. Prima Timoteo 4,16 dice: bada te stesso all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai a te stesso e quelli che ti ascoltano. Devi salvare a te stesso e quelli che ti ascoltano. E domenica già abbiamo parlato dei sette spiriti di Dio e del fuoco. Giovanni parlò alla chiesa, lo spirito parlò attraverso Giovanni alla chiesa in Laodicea, che loro non erano neanche freddi né ferventi. Lo spirito voleva che loro fossero ferventi, bruciando. Colossesi 3,16 dice: la parola di Cristo abita in voi abbondantemente. Cioè dobbiamo avere molta parola in noi. Pure Giovanni parla che la parola, conoscerete la verità vi farà liberi. In questa pandemia, questa contaminazione, dobbiamo conoscere la parola. E Efesini parla della spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Oggi parla del ministero dell'impietà. Ma qui in 1 Timoteo 3,15 parla del mistero della pietà, che è Dio che è divenuto carne, ma oggi non è soltanto Gesù, ma è la Chiesa. Oggi la Chiesa è il mistero della pietà. Apocalisse 1,4 parla che dei sette spiriti che si incontrano davanti al suo trono, il trono di Gesù Cristo. La pandemia sta si moltiplicando, non parlo soltanto del coronavirus, ma parlo della pandemia dell'impietà, dell'iniquità, ma grazie a Dio lo spirito è stato anche intensificato sette volte. Per parlare dei sette spiriti, non sono sette spiriti diversi, ma sono spirito che è sette volte più forte. 4,5 parla
Dal suo trono, dal trono uscivano lampi, voci, tuoni. Guardate questa figura, davanti al trono c'erano sette lampade accese, che sono, che cosa? Che sono i sette spiriti di Dio, i sette spiriti di Dio. Sette lampade, sette spiriti di Dio. E adesso 5 e 6. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi, in mezzo agli anziani, un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva sette corna e sette occhi che sono, guardi, sette occhi, capitolo 4, versetto 5, parla di cinque lampade che sono sette lampade che sono sette spiriti di Dio, e qui parla di sette occhi che sono i sette spiriti di Dio inviati per tutta la terra, che sono mandati per tutta la terra. Questi sono per guardarci, per guardare per me, guardare per te. 4, 5 e 5, 6, 7 lampi e 7 spiriti, 7 occhi, 7 lampi, padre, 7 spiriti, 7 occhi. Uguale a sette spiriti, quindi i sette occhi dell'agnello sono sette lampade di fuoco mandati per tutta la terra. Questo tutorial, questo sta arrivando fino a te e a me, per fare cosa? Per illuminare il nostro cuore prima. Dobbiamo aprire il nostro cuore allora. Ogni finestra, ogni porta, lasciare che i sette occhi dell'agnello possano entrare in noi, guardare tutto il nostro cuore, il nostro essere. Quello che sarà esposto dopo aversi confessato. Dobbiamo ravvederci, chiederlo che con le sue sette lampade, che non soltanto per illuminare, ma pure per bruciare, per mettere, per distruggere ogni impurezza, bruciare, brucia, Signore. Lodato sia il Signore, questo virus sarà pure bruciato e noi saremo guariti. Lodato sia il Signore che ha. Apparisce in Apocalisse 1,14 che ha capelli bianchi, ha sette occhi, sette spiriti, che sono le sette lampade di fuoco, come fiamma di fuoco, che questo possa ti illuminare, caro amico, fratello, possa esporre e ti illuminare ogni cosa che ti disturba, che noi possiamo lasciarlo bruciare, bruciare e guarirci. Dio ti benedica, se ti è piaciuto mi dai un like, dai mi piace alla pagina dell'istituto, fai un commento, va bene? Che Dio ci benedica, fino alla prossima opportunità.